Amici sportivi, ben trovati. Sentite i colpi che arrivano da dietro, perché ci troviamo in una palestra, la palestra Bad Boys, dove si pratica l'MMA. Gianmario Mereu, ben trovato, il preparatore della palestra Bad Boys, che davvero sta facendo parlare di sé, sia per lo sport che praticate, che ormai imperversa in tutto il mondo e finalmente anche in Sardegna, sia per i risultati che state ottenendo. Sì, diciamo che dopo sei anni di semina stiamo riuscendo appunto a raccogliere qualche risultato, e con piacere riceviamo sempre invite anche ad eventi sempre più prestigiosi a livello nazionale. Beh, l'anno scorso siete andati in onda su Rai Sport, quest'anno probabilmente su Sky, voglio dire. Sì, ma la cosa che più mi interessa è che comunque tutto il lavoro che stiamo facendo da un punto di vista anche atletico è premiato. L'anno scorso abbiamo avuto Silvano Paes, che è andato in Ucraina a fare i mondiali, Mirko Marogna, che ha fatto dei test match abbastanza importanti e ha portato grosse soddisfazioni alla palestra, e adesso appunto il prossimo sabato siamo impegnati forse in quello che è l'obiettivo più importante della stagione, Colosseum a parte. E infatti siamo qua proprio per questo, per parlare di un ragazzo giovanissimo che hai citato adesso, Mirko Marogna, che sta andando oltre mare a far parlare di noi sardi, speriamo, e di voi. Speriamo. Andremo a combattere per il titolo italiano di meno 57 kg a Livorno contro un avversario abbastanza ostico, Iari Orsini, che è un ragazzo che comunque ha molta più esperienza di Mirko, ma Mirko oramai ci ha abituato alla sua imprevedibilità, e quindi speriamo in un match stellare. Mirko, concentratissimo, perché tu a 20 anni stai andando a giocarti una partita difficilissima per la cintura di campione italiano. Questo incontro sarà un test per me, ci siamo allenati duramente. Un test perché ti stai mettendo a confronto con uno con molta più esperienza di te. Sì, combatto contro un avversario che ha molta più esperienza di me, ma non mi preoccupa, sono abituato ho sempre combattuto con avversari che hanno avuto sempre molta più esperienza di me. Cosa ti aspetti da questa esperienza a Livorno? Io entrerò in gabbia e cercherò di dare il meglio di me. Il tuo sogno? Il mio sogno sarebbe portare la cintura qua in Sardegna, per gratificare il lavoro che ho fatto e soprattutto il lavoro che ha fatto mio maestro allenandomi tutti i giorni e i miei compagni di squadra.